È stata prorogata sino al 16 gennaio la mostra fotografica aperta dall'8 dicembre ad Orvieto e dedicata ai giovani dal titolo Dal sorgere dell'alba all'infinito, organizzata dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Orvieto e sul progetto editoriale di Maria Assunta Pioli e dell'architetto Maurizio Chiavari. La mostra, realizzata anche con la collaborazione dell'organo ufficiale di stampa della Santa Sede, l'Osservatore Romano, che ha concesso alcune fotografie dei papi, da San Giovanni Paolo II a Benedetto XVI e Papa Francesco, ha annoverato migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia, zone terremotate comprese e da molti paesi stranieri. All'interno dell'ex chiesa di San Giacomo, sede dell'esposizione, è presente un presepe curato da Stefano Stella e Pamela Casasole, che riproduce la facciata della cattedrale di San Benedetto da Norcia, colpita dai recenti eventi sismici. Non passano inosservati 28 disegni elaborati dagli alunni della scuola elementare di Castel Viscardo, raffiguranti il modo in cui i giovani vedono il futuro. Abbiamo chiesto a Maria Assunta Pioli cosa ha spinto gli autori a realizzare la bella e significativa mostra fotografica. L'idea di questa mostra fotografica è nata da una mia intuizione e da quella di Maurizio Chiavari, pensando che i giovani sono il futuro e le speranze di questa umanità. È nostro dovere aiutare questi giovani e metterli in condizione di poter dar loro un futuro migliore. I giovani hanno l'idea brillante, preparazione tecnologica, entusiasmo, gioia di vivere e proprio con la freschezza delle loro idee potremo sicuramente migliorare questa società. E tutte queste foto che vedete all'interno di questa mostra le ho scattate in giro per l'Italia in 20 anni di osservazione. Sono ritratti giovani di varie nazionalità. E ci tengo anche a precisare che questa mostra è nata insieme ad un libro che è stato scritto sempre da me e da Maurizio Chiavari a quattro mani. Il titolo del libro è Dialogo nell'immenso, che è in libreria. Un ringraziamento voglio farlo all'Osservatore Romano, all'organo ufficiale di stampa della Santa Sede, che gentilmente ci ha concesso le foto che sono esposte alla mostra dei papi in mezzo ai giovani. Di San Giovanni Paolo II, di Papa Benedetto e di Papa Francesco.